Buon pomeriggio e bentrovati al TG 2000 Flash. In apertura una notizia appena giunta in redazione: due persone, un uomo e una donna, sono state uccise da colpi d'arma da fuoco in due punti diversi nella città di Espelkmar. Siamo in Germania, nel Nordrhein-Westfalia. La polizia è sul posto, ma non è ancora chiaro il movente dell'accaduto. Il killer sarebbe in fuga. Addio alla mascherina all'aperto, il governo punta a eliminare l'obbligo, individuata anche la data che potrebbe essere il 15 luglio. L'indicazione su cui lavora l'esecutivo Draghi prevede che resti però un accessorio da portare sempre con sé, da indossare in caso di assembramenti. Sullo stato di emergenza, invece, il governo è intenzionato a prorogarlo anche dopo il 31 di luglio. Da lunedì tutta Italia in bianco, tranne la Valle d'Aosta. Da oggi in Francia stop alle mascherine all'aperto, cade anche l'obbligo del coprifuoco. In conferenza stampa il primo ministro Jean Castex ha spiegato che la circolazione del virus è ai minimi da agosto scorso e per questo motivo non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto. L'obbligo resta al chiuso sui mezzi di trasporto e nelle scuole. L'abolizione arriva a pochi giorni dalla stessa linea già imboccata da Germania e Spagna. Iran, alta tensione nel paese verso il voto per il successore di Rouhani. Le elezioni presidenziali si terranno domani, ma si prevede un'astensione generalizzata. Dopo diversi abbandoni restano solo tre i candidati in corsa. Ha gettato la spugna l'unico candidato riformista. Resta solo Hemmati come esponente dell'ala moderata e i sondaggi danno come favorito con il 60% il conservatore Ebrahim Raisi. L'attuale presidente Rouhani, secondo la Costituzione iraniana, non può presentarsi per un terzo mandato consecutivo. Blitz a Hong Kong negli uffici di Apple Daily, la popolare testata giornalistica pro-democrazia. Arrestati direttore, dirigenti e redattori, in totale 5 persone, per aver criticato le scelte di Pechino. Perquisita la redazione, congelati i fondi del giornale, 2 milioni di dollari. È la prima volta che sulla base della nuova legge sulla sicurezza nazionale viene esercitato un controllo diretto su una testata giornalistica. Mercato dell'auto, arrivano i primi segnali di ripresa, la possibile inversione di tendenza con i dati del mese di maggio. Rispetto a un anno fa le nuove immatricolazioni sono aumentate del 53%, arrivando a quasi 900.000 vetture, cifre che rimangono tuttavia lontane da quel 1.200.000 veicoli immatricolati 2 anni prima, quando non c'era la pandemia, era il maggio del 2019. Quel secondo 3-0 consecutivo che fa sognare all'indomani della vittoria sulla Svizzera, che subisce lo stesso trattamento della Turchia, sono lusinghieri i commenti della critica sull'Italia di Mancini. E i tifosi sono alle stelle, la nazionale è già qualificata per gli ottavi e domenica basterà un pareggio con il Galles per avere la certezza anche del primo posto nel girone. Ed è tutto, adesso vi lascio a un nuovo appuntamento con il programma Siamo Noi e vi ricordo che il TG2000 torna alle 18.30. Grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.